Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono DadoBax e oggi che sto registrando questo video è 25 aprile, è stata rilasciata una patch e insomma sono veramente molto speranzoso perché questa patch insomma è pre-release addirittura, insomma domani è il day one quando dovrebbe essere rilasciata poi a tutti gli effetti la patch del day one, insomma, completa. Quindi ci stiamo avvicinando alla forma definitiva, diciamo, di Days Gone. Per ora sommariamente funziona, ma abbiamo visto che ci sono dei bei problemi e quindi non posso che essere veramente contento che sia stata rilasciata questa patch. Dicevo, oggi è 25 aprile, quindi oggi ho un... Questa è Radio Free Oregon, la verità ci rende liberi. Oggi ripensavo all'origine di tutto. Una vecchia storia che risale alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1947 i federali approvarono il cosiddetto National Security Act. Porca miseria, che paura! Consegnava ai federali il controllo delle nostre strade, delle nostre ferrovie, delle nostre radio. Potevano prendersi tutto senza bisogno di giustificazioni. Oggi non ci sono più federali, ma noi siamo ancora qui a illuminare il mondo con il faro della verità. E la verità è che io sapevo. Da anni giravano strane foto. Campi di sterminio della Nero costruiti intorno a noi, qui in America. Ma nessuno mi credeva. Se qualcun altro avesse parlato, tutto questo non sarebbe accaduto. E vi garantisco che non accadrà di nuovo. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Dicevo, oggi... Una cosa avevi ragione, Cope. Tutti gli accampamenti della Nero si sono rivelati dei campi di morte, solo non come immaginavi tu. Allora, stavo dicendo, oggi è 25 aprile, quindi ho molto tempo a disposizione oggi per registrare, per dedicarmi completamente a Days Gone. Peraltro, stamattina ho finito la preparazione delle first impression. Che insomma, come potete vedere, sono arrivato a quante ore di gioco abbiamo giocato. C'è una statistica? Non lo so, ma siamo alla nona, decima puntata all'incirca, insomma sono diciamo una decina di ore di gioco, insomma di first impression. Ci sta assolutamente. E quindi che stavo dicendo? Ah sì, ho letto diversi commenti e in parecchi, insomma, la pensavate come me, in parecchi avevamo aspettative basse su questo videogioco. E sono veramente contento che ci sta smentendo a parecchi, sebbene, diciamo, per la maggior parte di voi il videogioco deve ancora uscire, ovviamente nel momento in cui uscirà questo video lo starete già giocando. Per quanto riguarda il 26, quindi il Day One, verrà rilasciata la patch Day One e inizierò la pubblicazione di questa serie. Oh! Olè! Inizierò la pubblicazione di questa serie e... dicevo, e inizierò finalmente a leggere il vostro feedback, per così dire. Il vostro feedback lo inizierò a leggere, quindi insomma, in maniera molto asincrona, giustamente, perché... avendo il gioco da prima, parecchi di questi gameplay sono registrati pre-release. Ok, credo di aver detto tutto, nel frattempo ci stiamo già dirigendo verso l'accampamento, ma che strada strana che mi fa prendere, ma non posso andare da qua sopra? Fatemi disattivare questo, anzi secondo me... Una volta attivato qua... Allora, io me ne vado di qua, ragazzi. Secondo me... Diamo un'occhiata qui dentro, ma... Ops. Volantino informativo sugli orsi neri. E questo lo dobbiamo leggere, ragazzi. Storia. Collezionabili. Documenti nero, no? E quale saranno? Turismo. Cercasi uomo dei sogni. Oh, ecco qua. Volantino... Dov'è? Volantino degli orsi neri. Porca miseria.
Se avvistate un orso, non avvicinatevi, fermatevi, arretrate lentamente e cercate di allontanarvi. Se l'orso nota la vostra presenza, allargate le braccia e fate rumore. Non scappate. Se un orso vi attacca, reagite, cercate di colpire il naso per mettere in fuga l'animale. Raga, bellissima sta cosa. In realtà ci suggerisce come combattere gli orsi. Dopo aver avvistato un orso durante un'escursione, tornate immediatamente al vostro campeggio. Non procedete. Non nascondete provviste sottoterra e non lasciate cibo o rifiuti all'aperto. Comunicate a un ranger, tenete sempre i cani al guinzaglio. Ok, perfetto. Quindi se avvistiamo un orso, dobbiamo allargare le mani, e questo lo dovrebbe fare Deacon in automatico, e fare rumore. E questo lo possiamo fare tranquillamente, tipo sparando, presumo. Allora, torniamo alla moto. E mettiamoci in viaggio. Ok, seguiremo questo percorso bianco. Che mi sembra molto più vicino, onestamente, di quello del GPS. Ah, fumo nero, fumo nero, fumo nero. Ok, è lì l'accampamento. È chiaramente lì. Proseguiamo un altro poco. This is our camp. Allora, utilizziamo sicuramente delle bende. Bene. Oh, 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 qua c'è una... C'è... Ah, no, no. Ero convinto fosse una trappola, sapete? Tipo che ci cadevamo dentro. Uè, 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 uè. Ma tipo si può fischiare? Questo qua ce lo eliminiamo con un diversivo. Che cavolo abbiamo lanciato? Da qui non me ne ci arrivo neanche uno. Sono tutti assassini e stupratori. Ora è mia. No, 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 no. Che fastidio quando cambia l'arma. Raga, abbiamo lanciato... Non sapevo neanche di averli i fumogeni. Cioè, sì, sapevo di averli, ma non pensavo l'avessimo equipaggiati. Ok, un sasso dobbiamo... Abbiamo sprecato un fumogeno, ma abbiamo visto che per fortuna si trovano, insomma, gli strumenti di crafting. Si trova... Oh, un cecchino là sopra. Quello lì lo prendiamo alle spalle. Quello lì è da prendere assolutamente alle spalle. Accampamento nascosto di Bear Creek. Ok. Mi è sembrato di vedere qualcuno. Restano poche munizioni. Raga, la balestra la capirò prima o poi come funziona, voi che dite? Scusate un attimo, noi dovremmo avere dei punti abilità... Ah, ma raga, ma abbiamo due punti abilità da assegnare. Ma assegniamoli allora, scusate un attimo. Combattimento a distanza, abbiamo fuoco di soppressione che incrementa la potenza delle armi a distanza durante la concentrazione. Gestione della folla riduce il recupero della concentrazione. Allora, questi due sono interessantissimi. Vediamo a mischia. Ehi, ancora consente di riparare le armi di mischia. Sopravvivenza, prolunga la permanenza a schermo, le piante sono visualizzate sulla minimappa, fornisce una probabilità di recuperare i dardi lanciati alla bra... A me interessano questi qua. Fuoco di soppressione, incrementa la potenza delle armi a distanza durante la concentrazione. Vediamo, al tenere premuto L2, premi R3 per attivare la concentrazione. I nemici hanno una probabilità maggiore di essere storditi se colpiti da armi a distanza. Abbiamo sbloccato addirittura livello di abilità 3, quindi vediamo un po'. Consente di ricaricare l'arma a distanza mentre scatti, riduce nettamente il rinculo delle armi a distanza, incrementa nettamente i danni dei dardi dalla balestra.
Riduce il tempo di recupero della concentrazione. E se facciamo 100 perfetto, incrementa nettamente i danni alla balestra e per caso one shottano. Raga, io mi butto su questa. Tieni premuto L2 e premi R2 per usare la balestra. I danni inflitti dai dardi sono stati nettamente incrementati. Magari con la balestra one shottiamo. Vogliamo provare? Se lo prendiamo, ovviamente. Se lo prendiamo, ovviamente. Vediamo come siamo messi. Pianta di cedro rotta. One shot! One shot, ragazzi. Basta prendere anche al corpo. La balestra. La balestra è l'arma stealth definitiva arrivata a questo punto. Oh oh oh. Qua mi sa che l'abbiamo preso in testa comunque. Mizzica, ora sì che siamo forti, ragazzi. Siamo veramente forti. Si sta spottando dall'altra parte. Stiamo giocando al gatto e al topo. Forza, prendiamolo. Bam. No. Che cretino che sono. Non pensavo ci fosse. Cioè, non è che non pensavo ci fosse il burrone. Lo sapevo tecnicamente, ma non ci ho pensato. Porca. Mamma mia, ragazzi, è bello. Un'accetta. Benda, perfetto, la utilizziamo subito. La balestra. Oramai abbiamo capito che con la balestra siamo fortissimi. Ripiego, sente fuoco di copertura. Pam! Amico, facciamo pace. Per forza finire. Cazzo, quanti siete? Questi c'han... Non è che non mi muovo. Non è che non mi muovo. È che questi qua c'hanno il... No, stavo vedendo. C'hanno l'elmetto. Sta fermo, accidenti. Aprigli il cranio. Torna indietro. Ti piacerà da morire. Eccoti. Porca miseria, alle spalle! Beccato. Guarda me! Curati, curati, curati! Raga, qua abbiamo rischiato parecchissimo, ma... cioè, a mia discolpa posso dire che pensavo che fosse molto meno resistente. Cominciano ad esserci... Quindi noi siamo più forti... Ma i nemici, porca miseria, se diventano più forti. Qua prendiamo l'accetta innanzitutto.
Si è avvicinato anche il cecchino. Ma dove cazzo? Eccolo il cecchino. È stato colpito. Indietro, indietro. Avete sentito? Indietro. Fuoco di copertura. Porca miseria. Sul tuo fianco, spostati. Curiamoci. Allora, creiamo questa qua, così magari possiamo prendere anche qua. Ehi tu, là fuori. Arrenditi. Getta le armi e non ti uccideremo, ok? Hai la nostra parola. Uè, tu? To. Tutto qui lo sapete fare di meglio. Come pensavo, la prossima volta che attaccate qualcuno, scegliete meglio. Ah, secondo me questi tizi hanno anche un bunker sotterraneo. I benefici delle terme di Bear Creek. Allora, cerchiamo chiaramente il bunker sotterraneo, ragazzi. Peraltro siamo ancora con l'armamentario base. Avete visto che possiamo sbloccare in realtà anche... Guardate, guardate, queste qua sono le terme, mi sa. Cioè, sono le terme. Che cazzo sto dicendo? Dico, sono le acque sulfure. Sono chiaramente le acque sulfure. Sono le terme. No, non sono chiaramente le terme, ma sono le acque termali. È ovvio, è ovvio, è ovvio. Non so se avete mai giocato a Nioh. Ma a Nioh c'è proprio un posto in cui ci sono le acque termali e vi potete stendere nelle acque termali e avete un surplus di energia. Quindi per un attimo ho sperato che succedesse la stessa cosa a Deacon, tipo che si stendesse. No, cioè non era chiaramente plausibile, ma chissà. Raga, e se fosse qui dietro... Ah, questa è un'altra strada per raggiungere questo posto. Si può raggiungere anche da qui. Sì, chiaramente. Si può raggiungere anche da qui. Ok, va bene. Allora, il bunker sotterraneo. Chiaramente il bunker sotterraneo dobbiamo trovare. La botola, ok. Ah, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Perfetto. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Molti di voi non ricorderanno la guerra fredda, ma viverla in prima persona è stato un vero inferno. Era sufficiente il rombo di un aereo per seminare il panico, perché sul paese incombeva il pericolo della grande bomba. Per non parlare della paura rossa, tutti si domandavano se il proprio vicino fosse un americano fedele alla bandiera o un bastardo comunista rosso. Era difficile fidarsi. Mio padre, pace all'anima sua, mi ha insegnato che l'unico modo per superare i tempi bui è nascondersi sottoterra. Ho costruito il mio primo bunker insieme a lui, ma non potevamo farlo in giardino, sotto gli occhi dei vicini. Così ci siamo spinti nel folto dei boschi, lontano da strade e da occhi indiscreti. Se il paese fosse finito allo sbando, avremmo aperto la nostra botola, saremmo scesi dalla scaletta e avremmo vissuto al sicuro con una radio, munizioni e provviste a volontà. Ma la regola d'oro vale anche in questo inferno. Meglio scavare un bunker oggi che una fossa domani. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Sicuro, Cope? Raccontalo ai disgraziati che vivevano in quello che ho appena ripulito. Con loro non ha funzionato, direi, perché quando sono arrivato erano già tutti morti. Invece, cioè,
Lui è scettico nei confronti di quello che dice Copland, però son begli inserimenti questi alla radio di Copland. Allora. Ma guarda, una mappa. Ottimo. Accampamento nascosto di Bear Creek. Abbiamo i nostri punti esperienza. Hot Springs, ci stiamo guadagnando anche da loro fiducia. Cacciatore di accampamenti, 21%. Perfetto, abbiamo creato un progetto. Il fumogeno, ottimo, possiamo quindi fare anche i fumogeni. Che abbiamo? Come costruire? Oh, ok, mi piace. Mi piace, fantastica sta cosa. Quindi ora il fumogeno lo possiamo anche creare, perfetto. Mentre l'attrattore no. Cioè, sebbene questa cosa l'avessi capita, non ci avevo fatto caso, vi confesso. Cioè, vedete, questa lo possiamo usare, ma non la possiamo creare come la benda, il kit medico, perché non abbiamo trovato ancora il progetto. Cioè, era abbastanza chiaro che fosse così, però non l'ho sottolineato a voce. E non so se ci avevate fatto caso, cioè era abbastanza chiaro che fosse così. Sto facendo caso ora a cosa possiamo fare e cosa no. E stavo facendo caso al fatto che facendo determinate missioni secondarie ci si sbloccano determinati progetti. Cioè, non so se mi sono spiegato. Cioè, io prima pensavo che nel procedere della storia. Invece no. Praticamente, storia, ecco qua. No, ho sbagliato. Storie. Ecco appunto, vedete, fumogeno crea progetto. Però noi l'abbiamo già scoperto ora, quindi non lo so come funziona ora precisamente. Però ecco, ci sono delle ricompense a seconda di... No, stavo cercando di capire qua. Storie aggiuntive. Ah, vedete, ci segnala il processo di... Ricordo 11... Disinfestatore 31%. Cioè, siamo al 31% della bonificazione dell'intero territorio del gioco, suppongo. E quelli che abbiamo al 100% le abbiamo concluse. Pronti al viaggio... Per ora è inattiva, diciamo. Ah, ecco, cacciatore di accampamenti. Al 29% troveremo la mazza convertita, al 36% la mistura tattica, al 43% la mazza di qualità, bomba di prossimità, dardo incendiario, attrattore esplosivo, dardo esplosivo. Oh, vedete man mano che capiamo com'è. Man mano come capiamo il gioco. E con mio fratello al 94%... Raga, qua c'è uno spoiler pazzesco, secondo me. Al 94% della missione mio fratello sbloccheremo il fucile di Boozer. Questo significa, secondo me, che Boozer muore e noi ci prendiamo il suo fucile. Che è una cosa tristissima. Allora, spero che non sia così. Spero che non sia così, perché se è così, qua hanno sbagliato clamorosamente. Cioè, dovevano scrivere fucile speciale, se è così. Perché se è così, spoilerà quello che potrebbe accadere. Però non è detto. Potrebbe essere che Boozer ce lo regala e basta. Alla fine. Quindi no, ho detto una cazzata. Però viene il dubbio. Al 94% quello muore e il 100% è che noi lo vendichiamo. Cioè ci starebbe. Allora nero abbiamo solamente al 100%, scontro ripugnante al 79%, ascia dei ripugnanti, qua 83% livrea speciale, non ce ne serve una mazza, cacciatore di taglie solamente al 100%, disinfestatore agli accampamenti abbiamo questi progetti, al ricordo abbiamo dei no, solamente la livrea speciale. Marmottino arma. Allora, sterminatore di orde. Allora, quindi le orde sono la minaccia più incombente. Prima o poi dovrai sterminarle col fuoco. Quindi, se noi facciamo le orde, abbiamo. Vedete, 3% completata perché ne abbiamo fatta solamente una. Abbiamo un'arma. Sono tutte armi. Ah no, potenziamento caricatore. Arma. Potenziamento caricatore. Ok. Chissà che cos'è mazza convertita. Patrioti a stomaco vuoto.
E quindi ok, direi che i tempi sono maturi per andare andare qui fondamentalmente. Ma scusa un attimo. C'è questo centro di ricerca nero e non ci sono andato? Possibile. E a quanto pare. No, raga, dobbiamo andare chiaramente al centro di ricerca nero, perché il centro di ricerca nero ogni volta ci dà dei power up importantissimi, quindi assolutamente lì dobbiamo andare. Ok, andiamo alla moto. Ma vedete man mano che comprendiamo il gioco che caspita hanno fatto? Cioè, è proprio bello, è proprio bello. È un Far Cry post-apocalittico, ma è in terza persona, ma è uno dei, cioè, è uno dei più bei Far Cry, like. Alla grande. E forse però se lo uccidiamo con la pistola, ah no, lo possiamo fare lo stesso. No, stavo cercando di capire come funzionava sparare dalla pistola, perché abbiamo sparato solamente una mezza volta dalla pistola. E bah, è il suo perché. Allora, ma riusciamo ad impennare? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai ora, ora, ora! Ah no, dobbiamo piegare. No, perché... Guarda, allora, vi faccio notare una cosa, magari non ci avete fatto caso. Se noi premiamo la freccia in basso, lui si... Vabbè, non ora che la macchina è ferma, però... Se noi premiamo la freccia avanti, guardate che fa, lui si abbassa, vedete? Se noi premiamo la freccia indietro, lui si tipo si alza come se stesse impennando, capito? Quindi io, come in GTA, sto provando a impennare ma non impenna, va bene. Forse man mano che va più veloce la moto impennerà. O forse queste macchine, queste... O forse, raga, non sono molto esperto di moto. Queste moto tipo Harley Davidson impennano. Che non è un Harley Davidson, sono proprio un ignorante di moto, raga, scusate, qualcuno all'ascolto sarà un appassionatissimo e mi sentirà bestemmiare, raga, vi chiedo scusa, ma proprio non ho mai seguito tipo né moto mondiale né queste cose qua. Scusate, raga, scusate, però purtroppo proprio zero. Ma come si accede? E qua c'è scritto centro di ricerca nero. E quindi... È sottoterra? Ah, non sono convinto che si possa salire, o forse sì. No. Forse da qua. No, qua ci sono degli alberi. Raga, sarà sottoterra. Perché non vedo niente. Tipo saliamo di qui? No. Chiaramente non si può fare. Raga, è partito un rumore sinistro. Lo sentite, raga? Raga, abbiamo scoperto qualcosa che non dovevamo scoprire. Raga, mi sto cagando addosso in una maniera incredibile. Raga,
ci sono dei segreti. Secondo me. No, non si può passare di qua. Secondo me, quando siamo arrivati lì e siamo caduti, abbiamo triggerato una missione che faremo, sono sicuro. Allora, qua non si può entrare, ma c'è qualcosa sottoterra e sono sicuro che o è tipo un segreto o... o non lo so, raga. Poi ci sarà una missione e dovremo andare. Raga, siamo quasi senza benzina. Fermi tutti, dobbiamo trovare qualcosa per fare benzina. Qui. Qui, perfetto. Ok, perfetto. Arriveremo lì. Non me ne frega niente chi troviamo davanti, dobbiamo arrivare assolutamente a fare rifornimento. Un chilometro, ce la facciamo a fare un chilometro? Non ce la faremo mai. Mizzica. Sto seguendo tantissimo il GPS, ragazzi, perché l'ultima volta, per non seguire il GPS, ho fatto una fine veramente brutta. Se vi ricordate, siamo caduti rovinosamente. Mizzica, raga, per un attimo ha laggato in maniera paurosa. Ero convinto si fosse crashato, che fosse crashato il gioco. Patch del day one di due pal. Ah no, non è il day one, quindi ancora la patch del day one deve uscire. Però oggi c'è stata rilasciata una patch, quindi... Allora, abbiamo quasi finito la benzina. Possiamo fare YOLO. Raga, io farei YOLO e ce ne andiamo di... Ah no, questa è proprio la strada giusta. Raga, in folle. Proprio ce ne andiamo in folle. Proprio di gran carriera. Via così. E non mi convince per niente. Fermi tutti. Ho intravisto una cosa rossa qui dentro. Ok, perfetto. Ok, perfetto, ragazzi, siamo pronti per la missione di storia. Mizzica, raga, al 2%, fantastico. Allora, ragazzi, rientriamo nel mood corretto, perché stiamo per buttarci in una missione di storia. Sto cercando più o meno ogni puntata, almeno, di fare una puntata di storia. Circa, non lo so, non sto calcolando, però... all'incirca dovrebbe essere così, quindi avviciniamoci. Qual è la missione? Scusate. Ricordo. Ah, guida a destinazione. Alla ricerca di qualcosa. Insegui l'elicottero della Nero. Ah, ok, insegui. Vabbè, relativamente. Cioè, abbiamo visto, diciamo, in lontananza l'elicottero della Nero che si stava dirigendo lì e ci siamo avvicinati. Poniamola in questa maniera. Qua ci sono tanti nidi, che ovviamente non faremo ora. Ricordo che di qua ci siamo passati e avevamo detto che ci ritorneremo, infatti ci siamo tornati. Perfetto. Avviciniamoci un altro po', dopodiché andiamo a piedi. Ops. Forse dobbiamo arrivarci proprio... Ah, raga, a proposito... Allora, innanzitutto facciamo un salvataggio veloce. E in secundis ho sbloccato l'N2O. Ora possiamo fare il salto. Pronti? Woo! Ok, perfetto. Pronti, ragazzi?
Sei tornato lassù, dopo che ti ho detto di non farlo. Senti, faccio un taglio, d'accordo? Sto dando la caccia ai furiosi, capito, Boozer? Le taglie sono l'unico motivo per cui vado lassù. Bellissima sta roba, raga. Bellissima anche perché, guardate, disattiva la benzina. Raga, ci sta tantissimo. Aspettate, mi sono distratto. Dai. Gli dicevo, disattiva la benzina se ci arrivi con poca benzina. Aspetta la notte perché giustamente, raga, questa è una forzatura, ma ci sta, assolutamente ci sta di game design. Perché se no l'alternativa era dover mettere... No, per iniziare questa missione devono essere le 18 di pomeriggio. Invece ti fa passare l'orario tranquillamente lui. Ci sta tantissimo. Mi piace un botto come è realizzata sta cosa. Questa parte mi piace un botto. Ehi, aspetta, stanno rallentando. E il compromesso... E il compromesso perfetto... Gli andiamo sotto? Sarei già morto. Dick, non ricordi quando ti ho parlato del tuo istinto suicida? Sì, tranquillo, Dick, conchiudo. Sonnifero non funziona. Oh, funziona e come? Oh, questo stronzetto ti avrebbe spezzato il collo. Sono dottoressa, sto presto. Pazza di merda, guidati una camionata. Arrivano. Solo un minuto. Ce ne andiamo. Sali. Merda. Andiamo. Missione annullata. Annullare. Via. Salite. Troia. Andiamo. Serio. Che mi avete lasciato, stronzi? Porca miseria, ragazzi. Questa è tosta. Ma io non ho capito. Come facciamo a finire sempre le munizioni? No! No! Forse sono morti. Questi ce li possiamo eliminare furtivamente alla vecchia maniera.
Ok, perfetto. Alla grande. Ok, sembra un dispositivo radio. Porca miseria! Ehi, Cristo, torna qui, non scappare! Piccola merda, è roba mia! Allora, che diavolo ci fanno? Credo fossero qui per osservare i furiosi. Ho visto che fermavano una larva con una specie di cappio, come per metterle un dispositivo di rilevamento. Osservare? In che senso? Nel senso di legarli, prelevare campioni dal corpo, come nel programma con gli animali selvatici. Roba da matti. Sono scappati dagli erranti, schizzati via, ma hanno lasciato dietro delle attrezzature, una radio. No. Aspetta, non penserai che Sara... No, 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 io non lo so, so solo... È vivo, Boozer, è vivo. O'Brien, uno di quelli della Nero. Mi limiterò a rintracciarlo se possibile, mi servono risposte. Maledizione. Ok, senti. Tra non molto potrò tornare in sella. Se quel bastardo è vivo, lo troveremo. Puoi dirlo forte. Ci sentiamo più tardi, Deacon, chiudo. Ok, O'Brien. Dove accidenti sei finito? Ragazzi, qua abbiamo per le mani qualcosa di molto interessante. Perché la domanda è... Allora, innanzitutto noi non sappiamo se loro sanno che Sara è morta effettivamente. Cioè, loro sono sicuri che sia morta? Sono sicuri che sia morta? O forse... Cioè, lui... Aspettate, c'è una cinematica. Mi sono perso, potresti aiutarmi? Come, scusa, ti sei perso? Sì, sto cercando la vecchia strada per Belknap, ma non ci sono molti cartelli qui intorno. Stai scherzando, vero? No. Cosa? Che c'è? Cosa? Oh. Bene. Ora è perfetto. Sì, grandioso. Che meraviglia! Quindi, le indicazioni? Scusa tanto, ma non conosco Belknock, Belknack, Belkni, Belknap, proprio quella. Non ho idea di dove sia, non posso aiutarti, mi dispiace. Quindi è un no? No. Ok, grazie lo stesso. Ehi! Ok. Ti serve un passaggio? Sì, mi serve. Grazie per averlo finalmente chiesto. Io sono Sara. Dico. Oh, scusa per lo sporco. Non so come si... questo affare... È intuitivo, devi tirar su. Devo... La gamba. Ok. Sì. Quindi... Ok. Pronta. Ehi! Reggiti forte. Grazie mille, davvero. Di niente. È che qui siamo isolati, quindi... Come isolati? C'è un locale niente male, il Crazy Willy più avanti. No, intendo che il telefono non prende. L'avevo capito. Ah, certo. Scema io. Cosa ci fa una bella ragazza come te in un posto del genere? Sai, me lo chiedo spesso anche io. Mi occupo di ricerca. Insomma, studio cose. Grazie, ignoravo cosa fosse la ricerca. Scusa, mi occupo di piante.
studi le piante. Già. Solo... ci è mancato poco. Sicura? Stai bene? Sì, sto bene. È che... Ehi! Ehi! Il mio cellulare prende. Ehi! Sì, sto bene, ma... l'auto che mi hai mollato è un catorcio di merda. Un carro attrezzi. Mi trovo... non so dirti, non so dove sono. Strada 42. Strada 42. Sì, a circa un chilometro. Ok, ci vediamo dopo. Dai, ti riporto all'auto. Aspettiamo il carro attrezzi insieme. Beh, non saprei. Come vuoi. Quando torneranno quei tizi saranno felici di darti un passaggio. Ok, d'accordo. D'accordo, solo... dammi un secondo. Arriveranno subito. Sì, ho capito. Al diavolo, partiamo. Ma stai più attento stavolta, ok? Non ti eri perso, vero? No, dipende dai punti di vista. La mia ex ti risponderebbe che mi sono perso da anni. Hai l'aria di chi conosce la zona. Quindi tu non sei di qui? No, vengo da Seattle. La società per cui lavoro ha appena aperto un laboratorio qui. Così mi sono trasferita in mezzo al nulla. Per studiare le piante? Esatto, te l'avevo già detto, dimenticavo. In sostanza, la mia compagnia collabora con un'impresa di bioingegneria e alcune delle piante di cui mi occupo sono molto rare. E il caso vuole che crescano qui. È la cosa più interessante che abbia mai sentito. Ehi, ma che diavolo? Clay, abbiamo compagnia. Oh, merda. E tu chi saresti, Come immagino. Vero motociclista, Sì! Sì, colpiscilo ancora! Mi stai divertendo, biker boy! Ma ti colpisci! Non fai più il colpo, vero? Colpisci! Vero, biker boy? Sì, sì! Gli faccio vedere! Ti do una bella lezione, dico bene? Forza! Questo! Merda! Fanculo! Cazzo! Aspetta! Dai, un secondo! Forti, cazzo! Vai! Oh, santo cielo! Oh, mio Dio! Oh, no, no, no! Oh, mio Dio! Ehi! Mi dispiace tanto. No, non so neanche... Stavo solo guardando nella tua borsa, l'ho vista e... Oh, avrei potuto uccidere qualcuno. Oh, merda. Forse, ma prima dovresti puntarla su di loro. Non avevo mai fatto nulla del genere. Ho visto... l'ho vista nella tua borsa e ho tentato di chiamare la polizia, ma... Sai cosa facciamo? Segnale. Adesso non aspettiamo qui finché non arriva il tuo amico. Ok. Grazie. Non l'avevo mai fatto prima. Non sembrava. Davvero?
Beh, raga, che dire? Questo videogioco è una continua sorpresa. Diciamo che ci sono piccoli frangenti in cui la storia si intoppa, ma complessivamente è molto interessante. Cioè, complessivamente è molto interessante, nel senso che lui è molto naturale, lei è molto naturale, a parte, diciamo, il piccolissimo frangente in cui lei, tipo, a lui lo stanno picchiando e lei, tipo, finge di chiamare la polizia. Cioè, non ho ben capito, sì, ok, non prende campo. Però, ecco, poteva provare a fare qualcosa, boom, che ne so, fermatevi, non lo so, sto sparando. A parte quel piccolo momento, poi complessivamente, cioè, è proprio ben riuscita, cioè, che, come dire, il feeling che si crea tra i due è molto naturale. Cioè, non te lo aspetti da un videogioco del genere, da un videogioco che magari, cioè, siamo stati abituati da parecchi videogiochi. Io ero convinto, ragazzi, che lui fosse il personaggio biker molto stereotipato, ma non è mai stereotipato, è umano, è molto umano. Lei molto umana, cioè se ci pensiamo, forse Boozer è un po' stereotipato per ora, ancora non l'abbiamo conosciuto bene, ma lui e lei sono pensati bene, cioè percepisci sulla tua pelle l'affetto che si crea, e un bel lavoro, e ora che abbiamo controllato il ricordo, mi viene il dubbio che poteva essere una buona idea controllare anche l'inizio. Raga, che cosa sto pensando? E se andando avanti sblocchi il ricordo e giochi tutta la parte, il prologo lo giochi tu? Sarebbe fantastico, capito? Alla fine te lo fa giocare e lo vedi tutto di fila. Bella idea sarebbe, vabbè. Vediamo, comunque, una bella ragazza, continua, ricordo 19%. Raga, ho la vaga sensazione che il ricordo sia la nostra percentuale di completamento del gioco, che però non significa che siamo al 19%, cioè 2 secondi fa eravamo all'11%, ora al 19%, cioè, nel senso, sono abbastanza sicuro che, ammettendo che noi dobbiamo completare il ricordo, ci sarà un determinato punto che ce ne saranno più di fila, perché se dopo 10 ore di gioco siamo al 20%, vuol dire che questo gioco ne dura 50, e che Red Dead Redemption 2 impossibile. Credo di essere all'incirca ad un terzo di gioco, onestamente, quindi credo di essere, insomma, più avanti, così dal numero di ore giocate, così a sensazione. E che stavo dicendo? Che missione ora abbiamo da fare? Beh, arrivato a questo punto, mi gioco quello che volete, chiama nostro fratello e dobbiamo tornare. Allora, continuiamo a giocare un altro poco, perché secondo me... Hot Springs, mi ricevete? Mi servono informazioni su quella superstite avvistata da Larsen a Marion Forks. Deacon, ti ho già riferito tutto quello che so. Una donna, giovane. Aspetta, mi ha parlato di Hungry Jim, la vecchia pasticceria vicino al ponte est. Quella con il boscaiolo gigante. Sì, ho presente, inizierò da lì. Bravo, e ricorda, portala da me. L'altro giorno si è fermato un branco di randagi, ci hanno venduto delle armi. Potresti trovare qualcosa di utile. Buona sapersi, dico, chiudo. Ecco, infatti, nuova missione sbloccata. Che è... qui. Ora sei al sicuro. Qui non è per lusta Marion Forks alla ricerca della superstite avvistata. Ah, Mizzica, come abbiamo inseguito per tutta questa strada. Ok, la prossima puntata quindi faremo questo. Arriveremo qui e abbiamo benzina, abbiamo tutto, quindi direi di salutarci qui, ragazzi. Direi di salutarci qui, quindi salvataggio veloce e alla prossima, ragazzi. Alla prossima.
il videogioco sta cominciando a prendere forma. Sta veramente cominciando a prendere forma.